Ricordi! Che piacere, che piacere. Allora, siamo pronti per il 25? Non siamo pronti, eh! Dobbiamo prendere questo comune! Dobbiamo riportare la legalità in questo comune! Non ci si fa più a vivere in questo comune con questi delinquenti. Fortunatamente qualcuno li hanno allontanati. Allora, noi siamo prontissimi per da lunedì in poi cominciamo a lavorare. Io volevo ringraziare tutti i portavoce che sono venuti a sostenerci e li volevo far intervenire. E con chi cominciamo? Luigi, dai, Luigi, via! Allora, dai, ma lui è leggero, è leggerissimo. Okay. Luigi, che ti do? Grazie, grazie tanto. Noi siamo pronti, noi sappiamo che possiamo contare su di voi e dimostrare. Hai paura, eh? Non scendo. Ti lascio il microfono così non cadiamo. Grazie Michel, buonasera a tutti. Allora, abbiamo avuto modo di vedere un po' la vostra città, abbiamo fatto una passeggiata di qualche chilometro, credo, e abbiamo avuto modo di incontrare alcuni commercianti. Qui c'è addirittura, ci sono delle imprese nate grazie agli stipendi che i parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono tagliati negli ultimi 4 anni e mezzo. Abbiamo visitato prima un'edicola, una cartolibreria, che è una cartolibreria che è nata grazie al fondo per il microcredito che noi abbiamo istituito 4 anni fa e che è partito da 3 anni. C'era un cittadino che aveva perso il posto di lavoro, aveva oltre 50 anni, la riforma Fornero lo obbliga a lavorare fino a 67 anni almeno e nonostante questo non aveva avuto nessuna possibilità dallo Stato di potersi rifare una vita e potersi rilanciare come imprenditore, come impresa, come attività economica. Era stato licenziato e abbandonato a se stesso. Poi ha chiesto informazioni, ha richiesto l'accesso al fondo e oggi, grazie ad un piccolo contributo che diamo noi, 21 milioni di euro di stipendi tagliati e parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha potuto aprire una cartolibreria di fronte ad una scuola e manda avanti la propria famiglia. Questa è l'idea di Stato che abbiamo noi. Questa è la nostra idea di Stato. Un'idea di Stato in cui tagli quello che non serve e investi dove serve. Entri in un comune come Guidonia, apri i bilanci, cominci a tagliare tutti gli sprechi e i privilegi, cominci a risanare il debito, cominci a rimettere a posto le partecipate e così scopri che hai le risorse per reinvestire di nuovo nella scuola dei nostri figli, nell'acqua, nel servizio rifiuti, nel servizio trasporti. Voi dovete stare vicino a Michel, tantissimo, soprattutto il primo anno, perché il primo anno sarà difficile, il primo anno sarà complicato, perché il primo anno è quello in cui tu hai un comune che è una nave che sta andando a sbattere contro gli scogli e lo devi rimettere sulla rotta giusta per poi iniziare ad applicare le politiche pubbliche. Noi non diamo appalti senza gara, lo voglio dire a chi possa pensare in questo momento che il Movimento 5 Stelle voglia i voti di chi in questa città si aspetta un trattamento di favore. Noi vogliamo riportare il merito e la meritocrazia al centro dell'amministrazione pubblica e per farlo bisogna ricominciare a fare una cosa normalissima che si chiama gara d'appalto e che consenta agli imprenditori onesti di questo territorio di partecipare alle gare pubbliche e ai lavori pubblici del comune di Guidonia. Però per fare questo bisogna mettere di nuovo in moto le gare d'appalto. A volte bisogna aspettare anche 8-9 mesi, ma sono 8-9 mesi spesi bene, perché con le gare si abbassano i costi per voi e si danno più opportunità a tutti e soprattutto si evitano i soliti meccanismi di corruttele, che a volte ci sono anche nelle gare, perché chi scrive i bandi disegna i vestiti su misura, cuce i vestiti su misura, ma non sarà il nostro caso. Questo giro dei ballottaggi, queste ultime 2 settimane, domenica si vota e mi raccomando, portiamo quante più persone a votare. Io lo so, una parte di Guidonia, una buona parte si è astenuta al primo giro, oltre il 50% dei cittadini di Guidonia si è astenuta, ma anche perché magari non credeva che potessimo arrivare al ballottaggio contro queste corazzate da 7-8 liste ognuno che ogni volta drenano voti facendo credere che sono liste civiche. Però al secondo giro possiamo crederci in Michel,
nella sua squadra, nella lista del Movimento 5 Stelle, in tutti gli attivisti e tutto il gruppo. E soprattutto possiamo credere nel fatto che il Movimento 5 Stelle, una volta al governo di questa città, manterrà le promesse, perché la differenza purtroppo non la fanno più i programmi. Voi non so quanti candidati sindaco avevate, ma sicuramente avevano tutti belli 10 candidati sindaco. Non c'era un programma brutto, mi gioco quello che volete. In nessun programma c'è scritto che vi vogliono aumentare le tasse, in nessun programma c'è scritto che vogliono dare gli appalti agli imprenditori amici, in nessun programma c'è scritto che vogliono corrompere il tecnico del comune per fare un favore a questo o a quell'altro portatore di voti o di soldi in campagna elettorale. Il programma è importante se chi lo porta avanti è credibile, cioè è importante se chi lo porta avanti fa quello che dice nella sua vita e anche nella sua storia personale. Allora io credo di venire qui a presentarvi un'idea di movimento insieme a tutti gli altri portavoce che dopo interverranno, che sicuramente si fonda sulla credibilità, perché noi non siamo superuomini, non siamo persone superiori, non avete persone diverse per chissà quale ragione divina. Questo è un movimento che si è dato qualche regola e con molta difficoltà vuole rispettare quelle regole. Da noi c'è un massimo di 2 mandati, che non è una cosa per farsi belli. Dire ad un politico: tu entri nelle istituzioni, ci puoi stare solo un'altra volta e poi devi tornare alla tua vita di prima, significa impedirgli di fare di tutto per restare lì dentro tutta la vita e fregarsene altamente dei problemi nostri e dei cittadini. Ed è per questo che abbiamo queste regole all'interno del nostro codice etico delle candidature. Come un'altra cosa fondamentale che c'è sempre stata in questi anni era la questione dei soldi. Se metti troppi soldi in una forza politica non c'è più gente che ci crede, perché tutti voi che siete la nostra salvezza, che ci sostenete in eventi come questo, che fate piccole donazioni e se non sono donazioni sono aiuti degli attivisti che ci mettono le braccia. Tutto questo permette a questo movimento di avere sempre più persone che ci credono e lo portano avanti, e così siamo diventati la prima forza politica del paese, così lo siamo diventati, non con 42 milioni di euro di rimborsi elettorali che non abbiamo mai preso o con mega stipendi che ci siamo tagliati. Se ci pensate, dimezzare gli stipendi, eliminare i rimborsi elettorali e rifiutare i grandi finanziamenti privati è prima di tutto un modo per far crescere sempre di più una forza politica, perché gli altri sono pieni di soldi ma non hanno più gente che ci crede. Avranno tutti i soldi del mondo, per carità, ma l'entusiasmo che abbiamo noi non ce l'ha più nessuno. Siamo rimasti l'unica forza politica che è in grado nelle piazze di coinvolgere le persone pacificamente, di stare insieme alla gente. C'è una cosa molto importante in questi giorni che stiamo facendo, ed è presentarvi i sindaci che già governano le nostre città da 3 o 4 anni. Io ieri sono stato a Pomezia insieme a Fabio Fucci, che farà intervenire dopo di me, che è qui con noi e che interverrà, è il sindaco di Pomezia. Siamo stati in giro per la città insieme e ci siamo fermati in una piazzetta, si chiama Piazza Ungheria, è sul lungomare. Stavamo parlando e ho visto nel giro di mezz'ora ma diverse persone, anche solo persone che vengono solo d'estate a Pomezia, avvicinarsi e fare i complimenti al sindaco, dicendogli: guarda, i primi anni non riuscivamo neanche a capire cosa steste facendo, il primo anno è stato un incubo, però poi adesso stiamo vedendo i risultati e stiamo percependo i risultati. La sfida di un sindaco non è raccontare quello che ha fatto, ma far percepire ai cittadini quello che ha fatto, che è la cosa più importante. Non abbiamo bisogno di fare chissà quali campagne mediatiche, se riesci a fare bene le persone lo percepiscono e ti ringraziano. Io ieri ho visto questa cosa, che vi devo dire la verità, non avevo visto con altri sindaci di altre forze politiche, un sindaco che viene continuamente, che riceve il grazie dei suoi concittadini. Allora la nostra ambizione qui a Guidonia è la stessa: vincere al ballottaggio, eleggere Michel come sindaco di questo comune e iniziare un percorso tutti quanti insieme, come abbiamo fatto questa passeggiata tutti insieme oggi per Guidonia, allo stesso modo tutti quanti insieme, il giorno dopo che Michel verrà eletto sindaco, tutti insieme, aprire quei bilanci, cominciare a tagliare quello che non serve, risanare le partecipate dove sono in difficoltà, rimettere a posto i bandi di gara, rimettere in moto un comune e cominciare di nuovo a mettere al centro le priorità. Noi veniamo da anni in cui
con i vostri soldi si sono finanziate le spese più amate dalla politica e più odiate dagli italiani. Adesso è arrivato il momento di andarci a riprendere i nostri soldi e metterli sulle priorità per i cittadini, che non abbiamo più bisogno di elencare, perché le conoscete meglio di me, queste priorità, le conosciamo benissimo, sono sempre le stesse, che vengono continuamente ignorate. Voglio raccontarvi solo questo, perché il nostro è un metodo di lavoro, un modo di governare, un modo di lavorare. Quando siamo arrivati alla Camera dei Deputati, io e altri deputati del Movimento 5 Stelle siamo stati eletti nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, che è sostanzialmente il consiglio d'amministrazione, insomma, dove si decide come spendere i soldi delle vostre tasse in quel palazzo. Voi dovete sapere che la Camera dei Deputati vi costa circa 100.000 euro per ogni ora di lavoro. Non ho detto settimana, non ho detto giorno, ho detto ora. Ogni volta che la Camera si riunisce, ogni ora vi costa 100.000 euro. Io volevo capire questo miliardo di euro che vi costa ogni anno la Camera, dove andasse a finire. Abbiamo aperto i bilanci della Camera, come farà Michel quando entrerà in questo comune, e abbiamo cominciato a capire dove stessero finendo tutti i soldi che si spendevano. Io ho trovato, insieme a Riccardo Fraccaro, ad altri nostri colleghi, 300.000 euro di vostre tasse che ogni anno servivano a pagare una polizza assicurativa ai parlamentari da punture d'insetto, insolazioni, incidenti per guida in stato d'ebbrezza, sommosse popolari, malattie tropicali. Cioè voi con 300.000 euro all'anno di vostre tasse, che non sono tantissimi dal punto di vista del bilancio dello Stato, ma sono una vergogna dal punto di vista dell'etica e della moralità della politica, avete finanziato una polizza assicurativa per risarcire chi in questi anni vi ha tolto anche il diritto di andare in pensione, il diritto alla sanità. 12 milioni di italiani l'anno scorso hanno rinunciato a curarsi per difficoltà economiche, e con quei soldi delle tasse che pagavano gli italiani pagavamo le punture d'insetto a 630 deputati della Repubblica. Io vi voglio dare una buona notizia: in 20 anni né destra né sinistra avevano mai raccontato questa vergogna. Noi non solo veniamo qui a raccontarvela, ma a dirvi anche che questi 300.000 euro non li pagate più da 6 mesi, perché il Movimento 5 Stelle li ha fatti saltare. Dovete sapere che fino a un anno fa la Camera dei Deputati spendeva 1 milione di euro, 1 milione di euro all'anno, che è il montepremi del Superenalotto a volte, per pagare i viaggi agli ex parlamentari. Ora, voi avete licenziato dei parlamentari in questi anni e li avete mandati a casa, non votandoli più. Eppure la Camera continuava a pagare i rimborsi viaggio ai parlamentari non rieletti. È come se un'azienda assumesse un operaio, gli pagasse le trasferte, poi lo licenzia e gli continua a pagare le trasferte. Questo era l'atteggiamento della Camera. In circa 2 anni di lavoro abbiamo messo in evidenza questa vergogna, li abbiamo un po' sputtanati su tutti i giornali e poi alla fine si sono convinti e gli abbiamo fatto saltare anche questa vergogna. Non pagate più 1 milione di euro di rimborsi spese agli ex parlamentari della Camera dei Deputati. Potremmo andare avanti all'infinito. Qualcuno dice, ma prima qualche giornalista mi chiedeva, ma da lunedì tornerete a parlare di legge elettorale? Da lunedì si riparte con la legge elettorale? Io ho detto una sola cosa: da lunedì mancheranno 63 giorni al 15 settembre 2017, che è la data in cui i parlamentari prenderanno una pensione privilegiata a 65 anni dopo soli 4 anni e 6 mesi in Parlamento. Chi vi manda in pensione a 67 anni, la mia generazione a 78 anni, prenderà la pensione dopo 4 anni e 6 mesi. Noi da lunedì, costi quel che costi, tra modifiche al bilancio della Camera e legge sui vitalizi, proveremo a fermare questa vergogna, fosse l'ultima cosa che facciamo in questa legislatura. E l'alternativa non è che vogliamo impedire ai parlamentari di prendere la pensione. Noi non vogliamo impedire ai parlamentari di prendere la pensione, noi vogliamo applicargli la legge Fornero anche a loro. Così vediamo se vorranno abolirla oppure no. Ci proveremo, non sarà semplice, ma possiamo farcela, almeno in uno dei due rami tra Camera e Senato dobbiamo farcela. Quello che vi ho raccontato è un metodo di lavoro, è un metodo di lavoro in cui ci prendiamo cura dei soldi, delle tasse che pagate ogni mese e ogni anno. Eleggere un sindaco del Movimento 5 Stelle non significa solo eleggere un sindaco onesto, ma significa eleggere un buon padre o una buona madre di famiglia che a capo di un'istituzione si preoccupa di come si stiano spendendo i soldi delle vostre tasse. E allora il primo anno
Michel farà il lavoro che per esempio abbiamo fatto noi alla Camera e che vi ho raccontato in questi due esempi. E poi dal secondo anno comincerete a vedere i risultati. E Fabio, che è un sindaco che governa ormai da 4 anni insieme ad altri nostri sindaci, ha tanti risultati da raggiungere, da raccontarvi, altri da raggiungere. Ma io ho visto un unico comune denominatore tra i nostri sindaci che governano da almeno 4 anni i comuni. Uno, hanno ridotto drasticamente il debito del comune. Due, hanno abbassato le tariffe comunali, le tasse comunali, soprattutto quelle dei rifiuti, perché quando cominci a eliminare i carrozzoni politici o a razionalizzare le gare d'appalto sui rifiuti, le tasse dei rifiuti scendono e possono scendere, non è un'utopia. Se invece il servizio dei rifiuti serve a passare soldi agli amici degli amici, serviranno sempre più vostre tasse per pagare gli amici che gli hanno portato i voti o gli hanno pagato la campagna elettorale. E allora, se veramente vogliamo cominciare a ottenere risultati, non serve solo gente competente, non serve solo gente onesta, non serve solo gente libera, ma serve soprattutto gente responsabile. E per responsabile significa che si ricordi che cosa significhi vivere nella vita di un cittadino normale in Italia, capire cosa significa raggiungere la fine del mese con una pensione o con uno stipendio, cosa che molte persone hanno totalmente dimenticato nei palazzi in cui siamo e a cui noi ogni tanto ricordiamo cosa significhi, perché noi ci tagliamo gli stipendi, loro no. Allora, partendo da questo presupposto, possiamo fare ogni cosa. Adesso io penso che abbiamo fatto metà dell'opera. Domenica andiamo a votare, poi possiamo anche andare al mare, però andiamo prima a votare, non dopo, prima, che poi uno si dimentica. Prima andiamo a votare domenica 25 giugno, si vota dalle 7 alle 11 di, dalle 7 di mattina alle 11 di sera, votiamo Michel, votiamo il Movimento 5 Stelle e chiudiamo una volta per sempre col passato. Io credo che un'occasione del genere per Guidonia non tornerà facilmente. Cogliamola e cominciamo tutti insieme a cambiare Guidonia. Grazie. Vieni Fabio. Buonasera a tutti. Io sono Fabio Pucci, sono il sindaco della città di Pomezia, una grande città, non grande come Guidonia, però diciamo di dimensioni paragonabili. Di questo periodo noi arriviamo tranquillamente a 130.000 abitanti, voi state a 90.000, quindi eccoci qua che ci siamo. Allora è importante, Pomezia ha vissuto una brutta stagione degli arresti nei primi anni 2000, arrestarono tutti praticamente, sindaco e tutti i consiglieri comunali, un po' come è successo qui, il sindaco e vari dirigenti comunali, quindi... E Pomezia ha avuto il coraggio di voltare pagina e oggi sono 4 anni che si è affidata alla nostra amministrazione, un'amministrazione a 5 stelle, un'amministrazione dove abbiamo lavorato sui temi che tanto interessano ai nostri concittadini, a voi stessi che oggi siete qui ad ascoltarvi. Allora, io non sono venuto qui tanto ad autocelebrarmi o a raccontare quanto di buono ha fatto a persone che già sono convinte della bontà di quello che fa il Movimento 5 Stelle. Sono venuto qui anche a far passare il messaggio, diciamo, nei confronti di quelle persone che potrebbero essere portate a pensare che tanto sono tutti uguali oppure saranno capaci una volta arrivati al governo. Beh, la risposta è sì, sì, siamo capaci. E quelli che dicono che... non riusciamo a risolvere i problemi delle città, beh, io sono venuto proprio qui a dimostrarvi il contrario. Pomezia era una città fortemente indebitata, come lo è Guidonia. Guidonia sta per approvare, sta per veder certificato il piano di rientro da un debito milionario. Pomezia è partita dalla stessa situazione. Noi non abbiamo dovuto approvare un piano di predissesto, ma di fatto Pomezia ha un piano di rientro dal debito che ci impone ogni anno di destinare delle somme ad andare a coprire i disastri che quelli esperti e quelli bravi hanno fatto, perché gli altri fanno i debiti e non realizzano le opere, non danno i servizi, lasciano le città sporche. Michelle mi raccontava una cosa pazzesca prima, ma dice: ma lo sai che qui a Guidonia nei giardini quando si rompe un'altalena si smonta, si porta in magazzino e così resta per anni. Una cosa folle, assurda, una cosa che non può succedere nelle città dove noi governiamo, è una cosa che non succede a Pomezia, proprio perché
Abbiamo cominciato 4 anni fa ad andare a cancellare quelle spese inutili ed improduttive per recuperare risorse importanti per restituire spazi di vita come i giardini pubblici, come lo sono i giardini pubblici, e servizi di qualità ai nostri concittadini. Quindi Michel e la sua squadra si staranno chiedendo in questi giorni: ma come faremo a tirare fuori i soldi? Beh, noi abbiamo dimostrato a Pomezia come in altre città come con tante piccole operazioni di buonsenso, piccole grandi operazioni di buonsenso e lungimiranza, si riescono a recuperare quei soldi che ci consentono di sfatare il mito di non ci sono i soldi, questo non si può fare, l'asfalto delle strade non si può mettere perché non ci sono i soldi. No, invece con operazioni, diciamo, ispirate a logiche di buonsenso del buon padre di famiglia si riescono. A Pomezia abbiamo cominciato 4 anni fa, abbiamo cominciato a cancellare quelle spese inutili ed improduttive. Per esempio, Pomezia pagava 500.000 euro ogni anno di spese d'affitto per tenere i locali dei suoi uffici comunali in locali appunto in affitto, pur avendo degli immobili di proprietà. Allora, con un'operazione dal giorno alla notte, abbiamo trasferito le sedi degli uffici comunali in un unico immobile di proprietà del comune di Pomezia e cancellati dal giorno alla notte 500.000 euro che i cittadini di Pomezia pagavano per non ottenere nessun servizio. E poi le tasse diciamo sono amate e odiate dai cittadini, più odiate devo dire, però le persone, noi abbiamo scoperto a Pomezia che le persone sono più inclini a pagare le tasse nel momento in cui riconoscono un'amministrazione che sa spendere bene i loro soldi. Allora, noi solo con queste operazioni di miglioramento dei servizi, facendo percepire alle persone praticamente nella pratica che cosa si realizza con i loro soldi, abbiamo recuperato un 5% di evasione fiscale senza fare nient'altro, quindi solamente lavorando bene, un 5% di evasione fiscale che su un bilancio milionario come quello del comune di Pomezia, come quello del comune di Milano, sono tanti tanti soldi. E quindi si recupera in un solo anno con il 5% i soldi sufficienti a costruire una nuova scuola. Beh, noi con tutte le operazioni di buonsenso che abbiamo fatto siamo riusciti in 4 anni a Pomezia a costruire 3 nuove scuole. Abbiamo costruito una scuola media, una nuova scuola media, abbiamo costruito un asilo nido e abbiamo costruito un asilo. Non solo, siamo riusciti ad investire 580.000 euro ogni anno per la manutenzione di tutte le altre scuole, perché poi le scuole sono i posti dove si trovano a trascorrere tanto tempo i nostri bambini, i nostri ragazzi, e quindi un comune che non investe sulle scuole è un comune destinato a morire perché non sta investendo nel proprio futuro. Allora è fondamentale riuscire a recuperare risorse preziose da destinare alle scuole, quindi con un piano di manutenzione straordinario noi abbiamo rifatto i solai delle scuole, le finestre, abbiamo rifatto le inferriate, come anche abbiamo recuperato risorse per investire circa 400.000 euro ogni anno nella manutenzione del verde dei nostri giardini, proprio perché non ci vogliamo trovare nelle condizioni che si rompe un'altalena, un giochino, uno scivolo e non si riescono a ripristinare. Beh, noi a Pomezia in 4 anni abbiamo realizzato di nuovo 3 giardini pubblici con attrezzature, ce n'è anche uno molto bello con un'area barbecue per creare dei momenti di socializzazione, e investito nella manutenzione di queste aree. E poi siamo riusciti in un'operazione, diciamo, che per noi ci rende particolarmente orgogliosi, perché io mi ricordo 4 anni fa quando abbiamo preso la guida della nostra città di Pomezia. Pomezia era una città sporca, lasciata nell'incuria, si percepiva l'abbandono di decenni di mala politica e di mala gestione, i rifiuti ovunque, a terra, e poi veniamo alle discariche abusive un po' disseminate ovunque. Anche qui in questo territorio ne abbiamo viste venendo. Beh, noi facendo partire un servizio di nettezza urbana all'avanguardia, basato sulla raccolta dei rifiuti porta a porta, quindi potenziando la raccolta differenziata, siamo riusciti a passare dal 6% di differenziata del 2013 che faceva Pomezia al 66% di raccolta differenziata, di rifiuti differenziati che oggi Pomezia fa. E questo ci ha fatto raggiungere 2 obiettivi fondamentali. Il primo, un immenso beneficio ambientale, perché Pomezia oggi ha ridotto del 60% i rifiuti che porta nelle discariche.
ha ridotto del 60% i rifiuti che porta nelle discariche. Questo significa che noi oramai ne portiamo una parte residuale, e se tutti i comuni facessero così, altro che posti per aprire nuove discariche, ci sarebbe da chiuderle. E abbiamo raggiunto un altro obiettivo proprio perché portiamo meno rifiuti in discarica, il comune di Pomezia paga di meno e di conseguenza per il quarto anno consecutivo quest'anno abbiamo abbassato la tassa sui rifiuti ai nostri concittadini. Quest'anno è stata particolarmente significativa perché abbiamo fatto un bel salto in avanti. Una famiglia media di 4 persone in un appartamento di 100 metri quadri ha risparmiato 30 euro solo quest'anno, quindi una cosa che in questi tempi in cui diciamo le famiglie sono in crisi, c'è una crisi dei consumi, avere 30 euro di più da poter spendere per i propri figli, per fare un regalo, per fare qualsiasi cosa è un enorme beneficio. Quindi questo a dimostrazione che dove governa il Movimento 5 Stelle si governa con la testa, con il cuore, ma si governa anche con le competenze per riuscire ad ottenere questi grandiosi risultati. Io so che a voi sta particolarmente a cuore il problema dell'abbandono dei rifiuti, lo capisco perché era un problema avvertito e percepito anche dai cittadini di Pomezia. Noi viviamo ai tempi del sacchetto lanciato dalla macchina, dalla persona incappucciata che si nasconde al buio e va a buttare il sacco nell'angolo della strada. Beh, a Pomezia abbiamo fatto un piano straordinario di videosorveglianza e quindi dalle 10 telecamere di sorveglianza che avevamo disseminate in città, oggi ne abbiamo circa 110 e siamo riusciti a arginare, non eliminare completamente, ma ad arginare questo fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, perché le nostre telecamere che sorvegliano alcune aree sensibili della nostra città oggi ci hanno consentito di tenere maggiormente curate alcune aree della nostra città. Abbiamo fatto decine e decine di multe ai trasgressori, agli incivili, agli zozzoni che vanno in giro per la città a lasciare ad abbandonare questi sacchetti. Quindi sono iniziative che solo noi possiamo fare, perché altri non avrebbero interesse a farlo. Che interesse avrebbero a contrastare chi alimenta le discariche? Lo possiamo fare solo noi. E so che Guidonia è una città che sotto il profilo urbanistico dell'espansione edilizia è una città che è cresciuta tantissimo, tant'è che oggi è la terza città del Lazio, e giustamente voi volete, il Movimento 5 Stelle a Guidonia vuole rimettere mano al piano regolatore, che è un piano regolatore vecchio di 40 anni, più o meno come quello di Pomezia è del 74, quindi stiamo un po' sulla stessa barca. A Pomezia abbiamo avviato il lavoro per un nuovo piano urbanistico della città, un piano urbanistico che privilegia le demolizioni e ricostruzioni, che privilegia il riutilizzo delle aree e delle cubature, e invece diciamo lascia come forma residuale l'ulteriore consumo di suolo. Quindi diciamo che noi l'abbiamo definito un piano regolatore, un piano urbanistico della città di Pomezia a cemento zero, quasi, proprio perché va a costruire la sua identità intorno agli elementi salienti della città, le aree archeologiche che ne abbiamo, lo sviluppo del turismo, l'area industriale che a Pomezia è importante, e invece lascia la parte dell'edilizia, che poi oggi, diciamocelo chiaramente, l'edilizia residenziale, il settore immobiliare è in grandissima crisi, ci saranno tantissimi appartamenti sfitti anche a Guidonia, e beh, questa è la dimostrazione che un'amministrazione a 5 Stelle invece pensa al benessere e alle qualità della vita dei suoi concittadini e preferisce utilizzare e recuperare risorse per tenere pulite le strade, per una raccolta rifiuti efficiente, per costruire scuole, fare la manutenzione delle scuole e per portare i servizi alle città. Ecco, questo è il modello di governo a 5 Stelle che io sono venuto a raccontarvi, ed è il modello di governo a 5 Stelle che voglio augurare per Guidonia, e quindi vi faccio veramente un grandissimo augurio. Solo Michel Barbet, il Movimento 5 Stelle e la sua squadra potranno fare un salto in avanti a questa città. Tanti auguri Guidonia, ciao! Buonasera a tutti, vi saluto. Quello che volevo dirvi è che questo movimento, questo tipo di realtà e questa storia che abbiamo portato fino ad oggi qui a Guidonia, e siamo al ballottaggio a Guidonia, nasce un po' dai comuni. Tutta la nostra storia nasce dal punto di vista strettamente territoriale, perché avevamo capito che è nei comuni che si decideva della vita dei cittadini, di tutti i cittadini, è nei comuni che decidevi se fare un asilo nido, come ci ha raccontato
Fabio o se fare un inceneritore, è nei comuni che ci sono gli appalti, è nei comuni che si annida la corruzione, è nei comuni che si annidano le clientele, è nei comuni che si annida lo scambio di voto politico mafioso, è nei comuni che vivono i partiti nazionali, è nei comuni che gli interessi sono terribili e che vanno a finire all'interno del Parlamento. E allora, non pensate che le comunali sono elezioni poco importanti, dove all'interno della vostra famiglia magari c'è una persona che si candida in un'altra lista civica e viene a chiedervi il voto. Queste persone, dobbiamo allontanarle. E dobbiamo allontanarle perché quello che succede all'interno dei comuni è ciò che accade all'interno del Parlamento. È tutto unito, fa parte dello stesso meccanismo, e se noi non recidiamo qui questo meccanismo non riusciamo a farlo a livello nazionale, e tutto avviene nella forma che vi ho appena raccontato e detto. Allora, tanti anni fa abbiamo provato ad entrare nei comuni, anzi abbiamo provato a portare delle proposte politiche all'interno dei comuni, ma ogni sindaco di destra, di sinistra, di centro ci ha cacciato. Personalmente a me, io ricordo quando portavo il programma sui rifiuti all'interno del Consiglio Comunale di Napoli, un giorno ero lì, lo distribuivo ai consiglieri perché erano anni che non riuscivano a fare niente, arrivarono i vigili e mi cacciarono sul mandato di Rosa Russo Iervolino, che era il sindaco di Napoli. Io arrivai giù, mi chiusero la porta in faccia del comune di Napoli perché non poteva esserci un cittadino all'interno che distribuiva un programma alternativo. Io mi girai insieme al meetup di Napoli all'epoca e dissi: non finisce qua, e tutti quanti pensavano che la storia fosse finita lì, e invece oggi c'è l'ennesima rivincita e vittoria dei cittadini a Guidonia, come Napoli, come a Pomezia. Sento un po' dire ovunque, avete vinto, avete perso a queste elezioni, ma che cosa significa vincere o perdere? Non significa assolutamente niente. Per me a Pozzuoli, dove c'era un sindaco come figliolia del PD che ha clientele dappertutto sul territorio, mettere due consiglieri che adesso inizieranno lo stesso percorso che ha iniziato Fabio Pucci anni fa, questi anni a Pomezia, quando è iniziato Fabio? Nel 2013 era un consigliere di opposizione ed è diventato sindaco del Movimento 5 Stelle dopo 5 anni di attività. Ma vi rendete conto? Che cosa significa vincere o perdere? Niente. Significa iniziare un percorso, significa cambiare la cultura, significa un passo alla volta riuscire a modificare le abitudini dei cittadini, significa non rompere le clientele, significa rompere la corruzione. Non significa niente vincere o perdere. Questa è una lotta di cambiamento, è una lotta di trincea, è una lotta metro per metro, è metro per metro. Non è il movimento delle vittorie assolute, non è il movimento delle persone migliori, è il movimento che cerca di costruire un altro tipo di realtà, un altro tipo di cultura. Perché oggi raccomandazioni, clientele, corruzione, in qualche modo c'è entrato... Non dico tutti, ma un po' siamo tutti responsabili di questo andazzo. È una lotta un po' contro noi stessi, perché siamo anche noi un po' italiani così. E allora dobbiamo decidere di cambiare. Secondo me a Guidonia anche qui è arrivato il momento, come a Pomezia, come a Roma, come a Torino, come in tantissimi comuni. E allora se ci riuscite voi qua domenica, ci riusciamo noi in Parlamento, se ci riusciamo noi in Parlamento, ci riusciamo noi ovunque in questo paese. E non ci fermiamo, è chiaro che non ci fermiamo. Non ci dite più, non mollate. Cosa non mollate? Non ci ha mai pensato nessuno, non mollate, andate avanti. Andiamo avanti, ma è plurale, tutti quanti insieme. Oggi qui col vostro candidato sindaco, con la vostra vista, avete un'opportunità, il ballottaggio. Ma anni fa non l'avrebbe mai detto nessuno che una forza politica senza soldi, che si auto-organizza dal basso, facendo il porta a porta, stampando i volantini, stando sopra un tavolo con tutti quanti voi, che è bellissimo. A parlare di un'altra realtà, di programma, di acqua pubblica, raccolta differenziata porta a porta, detassazione, trasparenza, lontano dalle ipocrisie e rimanendo onesti intellettualmente, sempre, e coerenti, è quello che ci porterà non alla vittoria, ma a cambiare il paese, che è un concetto totalmente diverso. Forza! Thank you.
Eccomi, adesso è difficile. È difficile parlare dopo questi effettivamente abbiamo un ottimo esempio di Pomezio e noi siamo decisi, questa sarà la nostra politica, questa sarà la politica che metteremo a Guidonia per rilanciare questo paese che sarà lacerato da questa politica, da questi delinquenti. Sì, io mi prendo la responsabilità, sono delinquente, sono finito in carcere, basta, ci dobbiamo svegliare, ma riprendiamo questa città, noi siamo veramente decisi. Io non vorrei. Io sono qui, ma come qualcuno mi disse una volta, io dentro la vasca con i squali mi ci butto, ma stateci con me. Scusa, Michel, tu dovresti comunque parlare di te, perché molte persone. Ah, devo parlare di me. Ah, qualcuno non mi conosce, no, ma mi conoscono tutti. No, non mi conosco. Allora, facciamo una piccola sintesi. Allora, io sono arrivato in Italia, nel 1980 a trovare degli amici. Poi la vita mi ha portato a avere una famiglia, sono cresciuto dei figli, adesso sono un nonno. E nel 2012 ho visto un signore che si chiama Beppe Grillo, che tra il 2012, credo a primavera del 2012, Beppe Grillo, sì, ricordiamolo a questo personaggio, perché ha dato uno slancio, un cambiamento a questo paese. Ci permette di venire a parlare con voi, a conquistare i nostri comuni dove c'è stato questo macello, diciamo, alla romana proprio. E io nel 2012 ho detto, ma forse è ora di fare un qualche cosa, perché vedevo che qui andava male, tutti si lamentavano, io ero un dei primi che mi lamentavo, avevo l'abitudine di andare a votare, perché io ho sempre votato, però delegavo, poi ero un po' così in marcia, però vedevo che non andavano bene. E Beppe Grillo, ho visto che lui attraversava lo stretto di Messina per dare un segnale simbolicamente di andare a conquistare la Sicilia. Ho detto, ma è possibile, come dice Sant'Anni, questo uomo, che poi un uomo che non ha problemi economici, ha attraversato questo stretto per dare un segnale, per dire che era ora di fare qualche cosa. Allora ho deciso di venire qui sul territorio, di incontrare degli amici, un gruppo che era nato da poco, da 3-4 persone, e da lì è iniziato. E voi lo sapete, una volta che si inizia non se ne esce più, perché detto e sentito veramente che le persone hanno voglia di cambiare, di dare un qualche cosa per il loro territorio, senza volere nulla in cambio, se no il grazie delle persone, che è molto importante, le persone che ti stringono la mano per strada, che ti dicono vai che siamo con te. E questo mi ha portato a essere adesso, avere l'onore di essere candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, che domenica andrà a vincere queste elezioni. Voglio lasciare anche spazio ai nostri portavoce, io devo ringraziare molto di cuore, voglio ringraziare anche Virginia Raggi, che è riuscita a venire a sostenerci, ha trovato un momento, purtroppo non poteva fermarsi, che aveva da fare a Roma, e la voglio veramente ringraziare di cuore. Io ringrazio tutti i portavoce, adesso facciamo intervenire il portavoce successivo, loro sono un esempio, sono ragazzi giovani che hanno voglia, come hanno detto prima, di cambiare. Noi li dobbiamo sostenere e loro sostengono noi. Noi siamo tutti una grande famiglia. Noi cambieremo non soltanto Guidonia, non soltanto Pomezia, non soltanto Roma, cambieremo l'Italia, il nostro paese. Grazie, quanti siete? Allora, ognuno ha raccontato la propria esperienza. Oggi vi do un annuncio fresco di giornata. Dopo appena 4 anni e mezzo di Parlamento, abbiamo costretto oggi il PD a votare per la commissione d'inchiesta che indagherà sui reati finanziari. Su quella gente macchiata la coscienza, ha rubato, ha turlupinato i portafogli delle persone inconsapevoli, ha fatto in modo che venissero venduti in maniera opaca e fosca prodotti finanziari tossici che hanno intossicato le finanze e la vita delle persone.
hanno cercato di fare di tutto per evitare che venisse approvata questa commissione d'inchiesta, perché noi saremo dei cani da guardia, baderemo bene che questa commissione possa essere realmente operativa, perché ogni metro deve essere controllato. Questa gente è capace di tutto, anche dopo l'approvazione di questa commissione sarà capace di togliere e di spuntare le armi, ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma noi vigileremo, perché noi vogliamo andare a stanare, noi vogliamo che la finanza, il credito sia qualcosa di pulito. Abbiamo visto che con un po' di sacrifici, ma banali, di politici che tutti dovrebbero fare quello che abbiamo fatto noi, di gente di portavoce, di gente che dovendo ritornare nella società che l'ha eletta, allora si preoccupa di quella società e restituisce parte dei propri stipendi per fare in modo che un giovane, una persona meno giovane, un disoccupato possa realizzare un sogno in Italia. Abbiamo interloquito con le banche in modo trasparente, non è stato semplice creare il meccanismo del microcredito, fare in modo che tutte le banche venissero a conoscenza, che tutti i funzionari allo sportello potessero in qualche modo illustrare questo meccanismo alle persone. Quindi abbiamo lavorato in questo senso, in gruppo, abbiamo fatto in modo che di creare dei prodotti finanziari appositi, trasparenti, in modo che ognuno di voi potesse, scaricando un modulo, andare con due pagine di modulo lì e dire: io ho questi requisiti, devo avere questo tipo di finanziamento a queste condizioni. Questo è un modo trasparente di fare attività creditizia, a chi lo merita, a chi vuole realizzare un sogno in Italia, a chi crede in questo paese e vuole creare un futuro per i nostri figli, oltre che un presente per se stesso. E invece, quindi, è per questo che non dobbiamo arretrare di un centimetro, perché è importante, perché voltarsi dall'altra parte significa dare le nostre vite in mano a gente criminale. Guardate, io me ne potrei raccontare tantissime, ne vedo almeno 20 al giorno, oltre a coccolare i gruppi bancari, soprattutto le banche d'affari, sono adusi coccolare le assicurazioni. Pensate che soltanto oggi noi ci siamo battuti in commissione per cercare di far passare un emendamento di buonsenso che calmierasse i prezzi dei premi alle compagnie assicuratrici. Come? Semplicemente con una regola banale: se tu sei una persona che per 5 anni è stata virtuosa, non è giusto che tu venga penalizzata perché magari appartieni ad una regione piuttosto che ad un'altra. La gente di questo paese si deve distinguere in due categorie: le persone per bene e i delinquenti. Basta! Non devono esistere altre distinzioni. E allora devono essere le società, le compagnie assicuratrici che devono andare a vedere laddove c'è una truffa, laddove c'è l'atto di delinquenza. Non è che loro praticamente spalmano i loro costi sulla gente per bene, arrivando a polizze di migliaia di euro. Hanno detto che praticamente non si poteva fare questa cosa qua, perché noi volevamo interferire nel libero mercato e che le imprese di assicurazioni devono essere libere di operare. E allora io dico libere di torturare i poveri cittadini malcapitati, come fanno le banche quando, come dicevamo, rifilano prodotti finanziari. Ma ve ne potrei raccontare tantissime. Vi potrei dire il motivo per cui il nostro bilancio è bucato, cioè in sostanza noi paghiamo questa pressione fiscale così esagerata e non riusciamo mai ad avere dei servizi adeguati. Sicuramente c'è il meccanismo della corruzione, sicuramente c'è il meccanismo di una politica malata, questa è la base, ma ci sono
dovete sapere, dei prodotti finanziari, delle vere e proprie scommesse ai nostri danni che i vecchi ministri delle finanze hanno firmato facendo delle grandi cortesie alle banche d'affari. Allora noi siamo andati a stanare in bilancio quanto questa roba costa. Guardate, non è stato facile, abbiamo dovuto fare una serie di interrogazioni a catena. Bene, dopo che li abbiamo incastrati in tutti i modi con una serie di atti incrociati, siamo venuti a scoprire che soltanto per il 2016 questa roba, pensate quanto ci è costata, 8 miliardi di euro di perdite, un anno. Voi immaginate quanti paesi che sono a rischio idrogeologico, quante scuole che rischiano di crollare, quanti ospedali con la gente che sta nelle corsie ad aspettare le cure. 8 miliardi di euro. Noi con 20 milioni di euro siamo riusciti ad aprire, a far aprire 4.000 imprese. Sono 4.000 persone che possono realizzare un sogno in Italia e non scappano via. Scegliete voi cosa volete dalla vita, se volete una gestione di quel tipo oppure volete persone per bene che abbiano cura della vostra vita e dei vostri risparmi. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Faremo un intervento breve anche perché alcuni di noi ripartono che vanno a sostenere la Puglia per altri ballottaggi. Sembrano pochi, ma in realtà siamo in giro dappertutto, quindi tanto pochi poi non erano. Dopo ci saranno altri interventi, quindi non ve ne andate perché ci sono altri portavoce. Io l'unica cosa che vi prego, e vi prego sinceramente perché vedo quello che è il massacro mediatico al quale sono sottoposte tutte le nostre amministrazioni, come se quelli prima di noi avessero fatto così bene. Se avevano fatto così bene il Movimento 5 Stelle non c'era. Noi nasciamo sulle macerie di una politica che ha costretto i cittadini a riprendere in mano le proprie città, il proprio paese, perché le persone che ci hanno governato prima hanno dimostrato di essere perfettamente degli incompetenti. Quindi io vi prego di guardare quella che è la nostra storia. Appena siamo entrati in Parlamento eravamo gli inesperti, quelli che non sapevano fare nulla, eppure dopo 4 anni abbiamo cambiato radicalmente il panorama politico del paese. I partiti si sono sgretolati sotto la forza e sotto l'attenzione di cittadini nelle istituzioni che gli hanno detto no, non ve lo permettiamo più. Sapevamo che la strada non sarebbe stata facile. In qualunque città abbiamo messo mano abbiamo trovato lo schifo più totale, come troviamo lo schifo più totale ogni volta che mettiamo mano in qualunque provvedimento ci passa sotto il naso. Quindi io vi prego, prego Guidonia di credere in quella che è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è un passato che dobbiamo necessariamente modificare, e il presente, qualunque difficoltà abbia, nessuno potrà toglierci la possibilità di cambiarlo. Di una cosa potete essere certi: le difficoltà si presentano perché vi raccogliamo amministrazioni. Io vedo Roma, la vedo deturpata da 20 anni di mala politica, eppure sembra che qualunque cosa vedono è colpa da Raggi, e c'è una buca è colpa da Raggi, e c'è stanno i disoccupati è colpa da Raggi, i campi rom è colpa da Raggi, ma manco per niente. La Raggi è una che in 6 mesi, in un anno, forse è riuscita a fare quello che tutte queste persone non avevano mai fatto. Non ha permesso che le cooperative degli amici, anche perché stanno in galera, pure volendolo non si potevano manco più chiamare. Ecco, sì, ricordiamolo dove sono coloro che hanno governato Roma, coloro che si occupavano dei servizi. Stanno in galera, e noi non abbiamo dovuto fare delle gare, abbiamo dovuto fare dei bandi pubblici. Serve del tempo, come serve del tempo a casa vostra se fate una ristrutturazione. Cioè, avete bisogno di un po' di tempo per una casa, e vi arrabbiate perché la ditta non funziona e perché quello che è arrivato prima va preso in giro perché vanno fatto un preventivo e non andate bene. Queste sono le città che ci vengono consegnate da questa politica, da coloro che sapete come operano. E allora voglio dire, un anno, manco un anno ci hanno dato per dimostrarlo, e sapete perché stanno facendo tutta questa pressione? Perché lo sanno che con il tempo sapremo dimostrare che le cose si cambiano e abbiamo intenzione di cambiarle, e il popolo italiano ci darà il tempo necessario per dimostrare a queste persone che il cambiamento c'è in atto e non si ferma. Io vi saluto, è breve l'intervento, lascio la parola a Michelle e poi c'è Fabio Massimo, ci sono altri portavoce, ma è anche giusto permettere a chi invece
va in Puglia di partire. Quindi Guidonia, credeteci, avete una grande possibilità nelle mani, avete la possibilità di cambiare il vostro destino. Ciao, grazie a tutti. No, ragazzi, scusate se non salgo, ma voi sapete che in Europa c'è il principio di precauzione e quindi io mi devo conformare alla normativa dell'UE. Ragazzi, siamo a un passo, siamo